Oggi un video rapidissimo perché molti di voi su Instagram mi hanno chiesto se il lievito di birra si può congelare e come scongelarlo. Quindi il lievito di birra si può assolutamente congelare, congeliamolo però prima della scadenza. Se pensiamo di non utilizzarlo, congeliamolo subito come ho fatto io. Ne ho presi 4-5 e li ho congelati. Congeliamo li messi dentro a un contenitore. Perché? Perché questo eviterà di prendere odori dal congelatore. Andiamo ad aprire il nostro contenitore e vediamo come li ho conservati. Allora, questi sono ancora interi e quindi li ho congelati proprio nella loro confezione. Questo è intero, ma ho utilizzato l'altra metà, questa la utilizzerò oggi e quindi l'ho congelato nella confezione. Questi che invece ho utilizzato sono con pesi diversi, li ho messi in una pellicola trasparente e li ho inseriti all'interno del contenitore. Poi lo richiudiamo e mettiamo in congelatore. Per quanto si può conservare? Per alcuni mesi. Io non supererei 3 mesi, infatti ho un lievito di febbraio, questo qui, e lo andrò ad utilizzare in una ricetta dove me ne serve un po' meno. Poi adesso andiamo a vedere come andarlo a sciogliere. Messi gli altri in congelatore, ho preso dell'acqua tiepida. Mi raccomando, non mettiamoli nel microonde né tantomeno mettiamolo a bollire il lievito, perché sennò i batteri moriranno e non avrà più il potere lievitante, o comunque ne avrà molto meno. Adesso prendiamo il cubetto ancora congelato e lo mettiamo nell'acqua. Lo facciamo sciogliere per 10 minuti. Quando passano i 10 minuti possiamo andarlo ad utilizzare. Io sinceramente non ho mai messo zucchero, non ho mai messo miele e devo dire che mi è sempre lievitato tutto. Adesso lo uso nel casatiello, poi vi faccio vedere il risultato. E questo è appunto il metodo di conservazione attraverso la congelazione e l'utilizzo. Non lo facciamo neanche scongelare a temperatura ambiente, lo mettiamo direttamente nel liquido che poi ci servirà. Se usiamo il latte, usiamo il latte, oppure latte e acqua, quello che è, non nell'olio ovviamente. E un'altra cosa, esistono tantissime ricette, una ne abbiamo già pubblicata, per esempio della pizza senza lievito, oppure altre che ne prevedono veramente poco, soprattutto in questo periodo dove non si trova molto, e possiamo anche o moltiplicarlo oppure usarne poco per le ricette che ne richiedono veramente poco. Ho messo il lievito in 100 g di farina come prevede la ricetta, vediamo poi come appunto dopo un'oretta come lieviterà. Questa è la ricetta che prevede questo procedimento, però usatelo nelle ricette come lo usate normalmente. Noi lo congeliamo da anni e questo è il metodo che poi usiamo per utilizzarlo. Guardate, già dopo un quarto d'ora la bollicina. Guardate un po' che bella lievitazione. E adesso procediamo con l'impasto. Guarda mamma, ecco qui l'impasto del nostro casatiello dopo una 35ina di minuti. E questo a lievitazione completata, ben lievitato. Buon appetito, piatto pulito.